Ben ritrovati su Tour di Peschiera. Siamo sopra il bastione San Marco. Questo bastione è stato ristrutturato pochi anni fa, come vedete ha delle bellissime passeggiate che sono i percorsi di ronda che stanno proprio sulla sommità del bastione. Da qui alle mie spalle si può godere di una vista bellissima, infatti si può vedere chiaramente il canale della Dogana, il canale mercantile dove ci sono i battelli della navigazione pubblica che è la Nave di Garda e il lago di Garda, proseguendo poi fino ad arrivare sulla parte più a sud del bastione San Marco. Ecco che davanti a noi si apre la cortina del bastione Cantarana e il ponte dei Voltoni, e lo vediamo posteriormente. La settimana prossima saremo proprio sopra il ponte dei Voltoni per vedere quelli che sono stati i grandi lavori che hanno interessato Peschiera nel primo Novecento. Ma oggi siamo qua, su questo bastione. Così come in tantissime altre parti di Peschiera, su questo bastione, anche su questo bastione, abbiamo le tabelle storiche. Queste tabelle storiche sono ben 16 collocate nel centro storico di Peschiera, come vedete riportano delle foto storiche che riguardano il punto in cui è collocata la tabella e sono tutte quante munite di un QR Code Reader. Non è altro che un sistema che abbiamo messo in piedi a Peschiera del Garda per poter conoscere la storia in maniera molto semplice. Si apre il cellulare, si apre il QR Code Reader, si inquadra velocemente, ecco fatto questo QR Code, mi ha già aperto, diciamo, l'applicazione. E adesso cosa succede? 8. Vista del sud della fortezza. Davanti a noi vediamo ora il ponte ricostruito dopo il bombardamento del 1944, che si unisce al percorso della ferrovia di Venezia di Milano, costruito nel periodo del dominio asburgico. Inoltre, come mostrato nel diagramma, è possibile vedere il regio stabilimento ittiogenico distrutto dai bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale. Si nota anche la parte posteriore del ponte dei Voltoni e il muro della fortezza. Bene, questo non è altro che un velocissimo esempio di cosa consiste questo sistema, che è il sistema di Peschiera Museo a cielo aperto. Infatti noi, con questo lavoro che facciamo anche con Tour di Peschiera, cerchiamo di raccontarvi cosa? La bellezza storica di Peschiera, le tantissime curiosità che fanno parte della storia di questa città. Infatti con queste tabelle avete visto che semplicemente con un telefono, il QR code si scarica gratuitamente, si può inquadrare il punto, il QR code della tabella interessata, e se si voglia basta schiacciare play e potete sentire un'accurata storia che riguarda le foto che sono stampate su quella tabella. Quindi potete avere una spiegazione verbale contestualizzata delle immagini storiche, che è interessante. Tra l'altro questa applicazione si autotraduce in 9 lingue differenti, riconoscendo automaticamente la SIM del cellulare, quindi qualsiasi persona, sia inglese, tedesco, olandese, americano come russo, basta che inquadra il QR code e automaticamente già l'applicazione gli parla nella sua lingua d'origine, che è sicuramente qualcosa di bello perché rende la storia più fruibile e più immediata. Ma siamo qua anche per dare un po' più di arricchimento rispetto a questa tabella. Infatti davanti a me, proprio davanti alla mia mano, c'è il ponte dei Sette Ponti. Abbiamo già fatto un bellissimo video raccontando appunto la bellezza di questo ponte quando era un ponte doppio nel periodo asburgico, prima dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ma in questo momento, da qua, noi possiamo vedere anche dalle foto che in questo momento state vedendo, dove era collocato il regio stabilimento di pescicoltura di Peschiera. Infatti Peschiera, il nome Peschiera non è arrivato a caso, appunto perché Peschiera ha una storia ben più che millenaria legata alla pesca, legata alla riproduzione del pesce, al mantenimento del pesce pescato in viva, che andava poi esportato in tantissime parti d'Italia. Pensate che, un esempio molto semplice, nel 400 il pesce di Peschiera del Garda, del lago di Garda, veniva esportato addirittura a Milano, a Ferrara, veniva esportato veramente in tantissime zone d'Italia, perché già allora si era capito che il pesce del Garda era un pesce qualitativamente eccellente. E Peschiera era un centro appunto di raccolta e di cattura del pesce importantissimo. Se avessimo fatto un salto indietro di un secolo, due secoli fa, qui avremmo visto una distesa di piccoli isolotti che costellavano questa zona, questo specchio d'acqua, e tantissime strutture di pesca fisse, le peschiere, proprio perché erano quelle strutture che hanno poi dato il nome a Peschiera. Quindi delle piccoli casotti su palafitte, corredati da un sistema a reti costruito ad imbuto, che serviva proprio per recuperare e catturare il pesce. Pensate che ne parlava addirittura Plinio il Vecchio, che è un naturalista del periodo dell'epoca romana, addirittura ben 2000 anni fa. Ecco,
Questa è una piccola pillola che oggi vi lasciamo come Turismo Peschiera. Vi invitiamo a fare un giro per visitare questa città, perché vi lascia veramente qualcosa, vi lascia un po' di cultura, vi lascia quella voglia di tornare e di scoprire qualcosa di più. Potete utilizzare le audioguide presenti nella città, sono ben 16. Potete recarvi all'info point di Peschiera per richiedere gratuitamente la mappa, che è una mappa, pensate, redatta su una base storica, cioè su una mappa ottocentesca di Peschiera, in cui sono indicati questi punti in cui troverete le tabelle e che potete poi utilizzare con il vostro cellulare. È assolutamente una cosa molto leggera, se volete ascoltare, se no si può tranquillamente fare a meno, però è qualcosa che vi lascerà quel quid in più al ritorno della visita a questa città. Quindi vi aspettiamo. L'inverno è un periodo sicuramente non tanto blasonato, ma vi assicuro che Peschiera lascia quella pace, quella tranquillità che solo questa stagione può dare. Quindi potete fare una passeggiata, guardate questo percorso, adesso quando finisco di parlare faremo una passeggiata veloce lungo questo tragitto. Potete godere il bello di questa città nella massima tranquillità. Ci vediamo mercoledì prossimo, ci vediamo su Turismo Peschiera.